Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video con i Duelist Brothers e ben ritrovati in un nuovo unboxing sul canale. Questa volta cambiamo totalmente genere, togliamoci dal nostro, anzi dal mio amato Yugi, poi io non so se mi seguite per Pokémon o per Yugi, e andiamo nel mondo Pokémon. Come sapete in tanti e come avete visto dal mio Instagram, quindi se non l'avete ancora fatto andate a seguirmi su Instagram, vi lascio qua il tag, è uscito al McDonald's. La nuova collezione con i Pokémon era già uscita l'anno scorso o 2 anni fa con la bustina e vi ho portato tantissime box sul suo canale perché mi sono rimpiazzato di Happy Meal nel giro di 2 mesi e anche adesso ne ho presi già 7 o 8 in teoria. Vabbè, non solo io, in teoria anche la mia famiglia, la mia morosa e così via me li hanno presi perché sanno che mi piacciono. Bando alle ciance, vi faccio vedere i pacchetti. Vediamo qua, primo pacchetto con Gossifleur, secondo pacchetto con Pikachu, terzo pacchetto con Smeargle e quarto pacchetto con Victini. Mi manca l'Artok di Growlithe, ma l'ho già aperto, ma comunque provvederò a portarlo sul canale. La mia ragazza aprirà questi due con Victini e Smeargle e io con Pikachu e Gossifleur. Gossifleur l'ho già aperti tre. E al loro interno c'è un gioco che in quest'anno, in teoria, intanto vi lascio le carte più interessanti, tra virgolette, anche se non hanno un prezzo molto elevato queste carte, non dovrebbero superare neanche i 5 euro la più rara, però noi comunque ci proviamo a trovare qualcosa di interessante anche per il futuro. Al loro interno hanno una bustina, ovviamente, che è questa, carina, quest'anno sempre in carta. Poi hanno le istruzioni su come giocare a questo gioco che vi faccio vedere adesso e questo attack qualcosa, la medaglia che andiamo a vedere dopo, questo attack, non so neanche come si faccia, credo sia una ruota che devi vedere cosa ti capita, però questo qua che si chiamano, infatti questo cofanetto si chiama tipo Pokémon Attack qualcosa, non mi ricordo sinceramente. Però vediamo se c'è scritto qua, Lotta Express, no. E come ultima cosa c'è la monetina di Gossifleur. Ovviamente ogni Pokémon ha la sua monetina e ha il suo gioco. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito ad aprire la prima bustina. Mi sono spoilerato la prima carta, però vabbè, la mettiamo comunque per ultima. Le carte sembrano messe abbastanza bene, diciamo, anche se sono molto sbeccati gli angoli, però vabbè, ci passiamo sopra. Partiamo con un Ledyba. Sono quattro carte, scusatemi, tre carte comuni e una carta con la holo di McDonald's. Fluffy, molto carino. Beware, e la nostra holo è Pikachu. Infatti l'avevo visto. Molto carina. Dopo andremo a slivarle in un episodio della sistemazione della mia collezione che devo portarvi anche sul canale. Andiamo con un altro pacchetto, sempre Pikachu davanti. Le istruzioni, vediamo, abbiamo la monetina di Pikachu, che mi sembra un po' un Pikachu svergolo, però vabbè, comunque la monetina è in cartone, questo è il retro con la Pokéball. E sempre il gioco, quello di Pikachu. E niente, andiamo ad aprire il secondo pacchetto. Ancora mi sono spoilerato la holo, però vabbè, fa niente. Mettiamola dietro. Bisogna ricordarsi di girarli quando si aprono, sennò la holo è la prima carta che vedi. Con Tynamo, Drampa, Pangoro. E l'ultima carta è Victini holo. Molto bello anche questo. Vedete l'olografia di McDonald's? Davvero, davvero bella. Ho trovato Victini e Pikachu. Speriamo la mia ragazza, anzi, in teoria Pikachu dovrebbe essere uno dei Pokémon che costa di più insieme a Rowlet e Growlithe. Ma comunque, come ho detto prima, si aggirano tutti intorno ai 2,50-3 euro. Vediamo adesso la mia ragazza se sa svoltare il pack opening. Parte con quello di Victini, che è uno dei miei preferiti, perché il blu è il mio colore preferito e Victini è un bellissimo Pokémon. Monetina di Victini molto carina.
istruzioni, il gioco con questo blu chiaro e la un pacchetto con sempre Pikachu davanti. Pensavo ci fossero diversi artwork, invece c'è solo Pikachu davanti. Ovviamente anche la mia ragazza si scorda. Col pacchetto sempre verso l'insù, dopo nei prossimi unboxing, perché ci sarà sicuro. Partiamo con un altro Tainamo, Fluffy di nuovo, Pangoro, si ripetono tutte le carte, e un altro Pikachu Holo. Dai, ci poteva andare male, però preferisco non avere le carte più costose, ma avere le carte che non ho in collezione. Ovviamente queste sono le prime, abbiamo aperto i primi tre pacchetti, due Pikachu, tre Pangoro e tutta questa gente che non ci interessa. Partiamo con le istruzioni. Il gioco qua dovrebbe essere rosa, in teoria se non vado errato, infatti è rosa, molto bello. Monetina altrettanto molto carina. Per adesso quella di Pikachu solo mi ha deluso, con Pikachu verso l'alto. Adesso bisogna aprire il pacchetto, così non ci spoileriamo niente. Molto bello che hanno fatto i pack in cartone come l'anno scorso, come 2 anni fa, non mi ricordo, che almeno continuano con questa campagna di salvare un po' l'ambiente. Partiamo con Cinciu, Drampa, ancora Pangoro, tre Pangoro e un altro Pikachu. Diciamo a tutto Pikachu sto unboxing, però comunque ci possiamo ritenere soddisfatti perché abbiamo trovato delle belle carte, abbiamo arricchito la mia collezione, e fatemi sapere nei commenti se volete la sistemazione di questa collezione di McDonald's e se volete ovviamente altri unboxing, perché ho qualche pacchetto ancora da parte. E io vi invito ad iscrivervi al canale, commentare, mettere like, e ci vediamo alla prossima. Ciao!